Ciao, sono Paola Paolino e mi sono impossessata del canale di Deborah Ruocco. Sto scherzando, Deborah, vieni. Dove sei? Deborah, non mi lasciare sola, vieni. Ok, va bene. Perché siamo qui, Deborah? Perché? Ecco, perché? Chiediamocelo perché, Paola? Perché loro non lo sanno che ore sono e che giorno è. Perché? No, niente, non lo sanno, va bene, niente. Abbiamo pensato di intervistare un po' di persone che hanno avuto diversi tipi di esperienza in scuole diverse in che senso? Magari anche in nazioni diverse. Ed è per questo che con Massimiliano Catucci, where are you, Max? Buongiorno. Ecco. E non è un caso che ci sia Max qui. Abbiamo pensato di intervistare Anna Cardelli Lynch, che già avevamo intervistato a suo tempo. Una carissima amica che, Anna, how are you, Anna? Che abbiamo ciao a tutti in questa mattinata, all'alba praticamente, per parlarci di scuole. Ecco, Anna ha diverse di esperienze, no? Io e Anna ci siamo conosciute, non diciamo quanti anni fa, Anna. No. A Diano Marina, ok, quindi una scuola italiana. Poi hanno avuto un altro tipo di esperienza sempre nella scuola italiana, cioè in Italia, a Parma, giusto, nella scuola europea, e poi si è trasferita all'estero. Allora, Anna, raccontaci di te e della tua esperienza nelle diverse tipi di scuola. Allora, io la mia prima esperienza è stata un'esperienza da specialista di lingua inglese nella scuola primaria e sono rimasta specialista per parecchi anni, dopodiché sono passata al tempo pieno e direi che ho vissuto queste due esperienze diverse all'interno della scuola primaria italiana, le ho vissute molto bene perché ambedue mi hanno dato due diversi modi per impostare il mio lavoro, le mie attività con i bambini e anche per vedere la scuola da punti di vista diversi, la stessa scuola, la scuola primaria italiana. Quindi io il tempo pieno per me mi rimane nel cuore perché effettivamente è un orario ed è organizzato e strutturato in maniera per il bambino. Per un bambino che deve stare comunque tutto il tempo a scuola, ma che ha degli spazi per sé. Quindi c'è un intervallo molto lungo che però fa parte del tempo scuola, che è la mensa e la ricreazione. Sono due ore in cui, se si vuole, come insegnanti, perché ci siamo sempre noi gli insegnanti di classe che si alternano, si possono portare avanti attività scolastico-parascolastiche. Ad esempio, noi durante l'ora della mensa abbiamo portato avanti un progetto di educazione alimentare chiamato Clean Plate Award, dove dovevano colorare se mangiavano qualcosa di verde, se mangiavano i carboidrati, e quindi poi alla fine, a seconda di quanti colori riuscivano a riempire durante la settimana, avevano il loro award, cioè quindi il loro... Io prendo appunti, Paola, perché poi copio tutto, perché lei lo sa che tanto io... Anna, voglio dire, adesso non facciamo subito lo spoiler, però Anna ha dei progetti bellissimi, poi mettiamo il link, metteremo il link. Grazie. Se riesco, Deborah, ti mando il template, devo andarlo a scovare, ma te lo mando, promesso. Ok, io poi sperimento. Era una collaborazione, quindi facevi scuola, ma vivevi con loro tutte le esperienze, quindi li vedevi giocare, li vedevi mangiare, mangiavi e giocavi con loro, non eri solo la maestra, li vedevi a 360 gradi. E questo l'ho rivalutato moltissimo con gli anni, perché poi in fondo arrivi a conoscere, loro conoscono te e tu conosci loro. E riesci a crescere insieme. Teniamo presente che non sei solo tu che educhi loro, ma sono loro che ti aiutano a crescere come insegnante, come persona.
Quello che stai dicendo è bellissimo, Anna, e questo forse noi molte volte non ce ne rendiamo conto, soprattutto magari chi insegna nelle scuole, non so, secondarie di primo grado o secondarie di secondo grado. Tanto è vero, Max, che adesso nella secondaria di secondo grado c'è un grosso progetto, no, del PNRR, che è quello della sulla dispersione scolastica. C'è un grossissimo progetto e dobbiamo, a mio parere, non perdere l'occasione, parlo ovviamente con questo plurale maiestatis, ma ovviamente insomma, mi sembra urgente quantomeno, non perdere l'occasione di guardare fuori dalle nostre finestre e quindi ispirarci anche a dei modelli che funzionano, quali quelli che Anna stava elencando, quindi modelli anche esteri, dove però evidentemente sono vincenti proprio per questa dimensione. Beh, assolutamente poi il tempo, complessiva. Anche perché il tempo pieno ai suoi tempi era nato proprio per la dispersione scolastica, no? Assolutamente. Per occupare tutto il tempo e mi ricordo che era stata una grande rivoluzione e c'erano le maestre del tempo pieno e le maestre del modulo ancora adesso così chiudo questa parentesi sul PNRR. Il fatto che si stia pensando, non è in realtà nuovissima l'idea, ma viene sottolineata all'interno del piano, di rivedere proprio la modularità dei tempi scolastici con questi tempi anche estivi da utilizzare per fare scuola, ma fare scuola nel senso ampio, non fare lezione, non può che essere vincente, perché quello è fare educazione, che ovviamente non si interrompe al 15 giugno, ma deve andare avanti anche quando le temperature indubbiamente in alcuni posti sono complesse e complicate. Sì. Però qui Deborah, quando fai il montaggio del video, metti fulmini e saette, ok? Ok. È un indirizzo mail di Max a cui così lo insultano poi privatamente, non sotto il mio video, per favore. Ah, okay. No, io smentisco questo fatto, io vengo insultato pubblicamente. Ah, okay. Va bene, Anna, va bene. Grazie comunque per questa tua riflessione, no? Perché è una riflessione che fai appunto avendo avuto altri tipi di esperienza. Ok, go on, please, go on. Quindi, dopo questa meravigliosa esperienza di tempo pieno, ho voluto provare qualcosa di diverso e ho ottenuto questo posto alla scuola europea di Parma, una scuola primaria, e devo dire che è stata un'esperienza breve, solo 3 anni, ma decisamente intensa, dove c'è anche lì come orario, possiamo chiamarlo tempo pieno, però termina alle 3 e non alle 4, ed è importante questo, perché è tutto più concentrato, ma nello stesso tempo più variegato come attività. Quindi le attività sono più concentrate, ma più variegate. Da un punto di vista di ambienti, da un punto di vista di metodologie, ok? E quindi di approcci diversi. La prima differenza in assoluto è che c'è l'insegnante, diciamo, unica. Quindi questa persona è in servizio dalle 8, a volte anche 7:30, perché si fanno i turni di accoglienza all'entrata, i turni per l'uscita, i turni per controllarli durante la mensa e durante la ricreazione. Quindi non sei più tu che tieni la tua classe, ma sei tu che ti relazioni con gli altri colleghi e i ragazzi e i bambini delle altre classi. Quindi cambia il rapporto, diventa più ampia la visione di tutta la scuola, ok? E quindi insegnante unica che inizia alle 8:30, finisce alle 3 tutti i giorni e ha poi eventuali riunioni, eventuali incontri nel pomeriggio con le colleghe. E devo dire che l'impronta, la caratteristica principale di una scuola europea è che ci sono sempre 3 sezioni, 3 classi parallele,
però una è una classe italiana, l'altra è francese, l'altra è inglese. Quindi io collaboravo e lavoravo quotidianamente con le mie colleghe delle classi parallele inglese e francese. E essendo una scuola europea, come priorità c'era la, come si può dire, la priorità della scuola europea era di salvaguardare le lingue europee e tutte le altre lingue. Quindi all'interno di ogni classe gli alunni parlavano e studiavano e lavoravano nella lingua principale della sezione, ma vi erano alunni che potevano essere di madrelingua greca piuttosto che spagnola o tedesca. Queste minoranze, tra virgolette, venivano tutelate in quanto c'era un insegnante che in determinati momenti dell'attività quotidiana, quasi ogni giorno, prendeva gli alunni e portava avanti un lavoro nella loro lingua madre. Quindi diciamo che era molto fluido come, come lavoro e come attività. Entravano e uscivano alunni dalla classe in continuazione, quindi l'insegnante doveva tener presente questo. Ma mentre all'inizio, da parte nostra, che siamo molto, poi venendo da un tempo pieno, figurati, li avevo davanti tutto il giorno, così mi entravano e uscivano, no? Dicevo, come posso fare? E invece no, era più fluido era e più autonomi i bambini diventavano, e lo stesso l'insegnante, quindi l'insegnante riusciva a far, tra virgolette, recuperare quello che il bambino al momento aveva perso in modi diversi. Guarda, Anna, stai dicendo le parole del PNRR. Esatto. Che lo sai, che... Sì, sì, perché io infatti sto prendendo appunti, perché nel PNRR si parla proprio di ambienti fluidi, e molte volte per noi, giustamente come tu dici, per noi è difficile, no, pensare che cosa vuol dire ambiente fluido, e tu hai perfettamente reso un esempio di ambiente fluido, e quello che mi dà più... diciamo, mi fa piacere, mi fa impressione, mi viene proprio da piangere. No, highlight, no? È stato highlight, è il fatto che tu abbia detto che più fluido era e più i bambini erano autonomi. E assolutamente. E ancora di più mi parli di personalizzazione dell'apprendimento, perché poi tu dici, per ogni bambino recuperavo quello che... Cioè, questo è sì. Un PNRR. È la scuola. Ho capito che è la scuola, però capisci che quando tu parli di ambiente fluido, no? Questi video li facciamo per questo motivo qua, per cercare di capire che cosa vogliono dire queste parole. Ambiente fluido, ambiente di apprendimento diverso, perché poi parliamo anche di quello, perché io mi sto sottolineando tutto quello che dici, le parole chiave. Giusto, Max? No? Io sto registrando, vedi un po'. Io faccio il video. Copia e incolla. No? Quindi, che cosa vuol dire questo ambiente fluido? Questo che sta dicendo Anna sicuramente è un esempio. È un esempio di ambiente fluido. Scusa Anna, in che anno l'hai fatto questa esperienza? Te lo ricordi? Che 2015-2000, sì, me lo ricordo ancora, 2015-2018. Non volevo essere offensiva, era per dire, cioè, perché se me lo chiedi, io essendo Dori, essendo la gemella di Dori, No, la cosa che volevo, insomma, sottolineare è che Anna ha descritto questa modalità del tutto interessante e sfidante, mi permetto di dire, in una situazione in cui dall'uscire alle 16 si usciva alle ore 15, quindi per assurdo c'è stata una contrazione di orario, quindi questo a sfatare, qualora ce ne fosse bisogno, ma probabilmente ce n'è bisogno, che non dobbiamo andare per accumulo, dobbiamo fare le cose, abbiamo bisogno di più ore, aggiungiamo. Si può e si deve, secondo me, lavorare per distillazione, quindi contrarre le ore ma dar loro qualità.
perché poi sì, l'idea è sempre qui. E gli ambienti fluidi, scusami, è completo, gli ambienti fluidi di cui faceva riferimento Paola, è proprio un'estrema sintesi della distillazione degli ambienti. Non abbiamo bisogno di tre ambienti quando in un unico ambiente strutturato per bene possiamo fare tutto. Scusami se ti ho interrotto. Come insegnante di lingua inglese, prima di entrare nella scuola europea, e poi sono diventata insegnante di lingua italiana, io non insegnavo inglese. Non insegnavo inglese semplicemente perché c'era un insegnante apposta, specialista, che entrava in classe per tre quarti d'ora tutti i giorni. Quindi ogni giorno io sospendevo la mia lezione perché arrivava la collega che faceva il suo lavoro di inglese per tre quarti d'ora, quanto doveva essere, e poi io lo riprendevo. Ovviamente io andavo a collaborare da un'altra parte, chiaro? Quindi poteva essere un'ora di sostituzione, poteva essere un'ora di compresenza per un progetto in un'altra classe, o per andare a progettare un'attività di istituto, insomma c'era sempre da fare, sempre e di più. E lo stesso vale per musica. L'attività musicale era estremamente importante. Poi ovviamente avevamo il teatro a Parma, quindi una collaborazione col teatro, l'insegnante di musica era veramente super qualificata e passionale, direi, proprio per la sua materia, quindi venivano organizzate anche delle rappresentazioni teatrali. Andavamo in biblioteca. Il primo anno ho avuto una classe quinta, poi ho preso una prima e l'ho portata in seconda, quindi parlo anche dei due anni di prima e seconda. Andavamo in biblioteca, quell'anno lì eravamo, poi ci siamo trasferiti nella scuola nuova con degli ambienti favolosi, ma quando eravamo nella scuola vecchia andavamo a piedi dalla scuola alla biblioteca. E quindi facevamo il percorso, riconoscevamo tutti i punti di riferimento e così via. In ogni attività tu puoi portare avanti o raggiungere un obiettivo del curriculum, perché qui c'era orientamento spaziale, c'era geografia, c'era tutto quello che volevi per i bambini di prima, se vuoi. Quindi puoi lavorarci benissimo, e in più si andava in biblioteca a lavorare come si deve in un ambiente diverso, a sceglierci libri, a fare tutto quello che tutte le attività che si potevano fare. Quindi detto questo, volevo chiudere il capitolo della scuola europea, perché altrimenti vado avanti per ore. Senti una cosa, ti chiedo solo un'altra cosa. Hai parlato anche di ambienti, no? Sì. Ambienti diversi. Potresti darci un esempio di cosa erano questi ambienti diversi? Perché sì, allora io ti parlo della scuola nuova, quella che poi è stata costruita e aperta per la scuola per l'Europa di Parma, sì. E hanno ambienti come la palestra, che comunque diventa anche teatro, un'aula multimediale per la scuola materna, i primi anni della primaria, dove multisensoriale anche, quindi quest'aula dove i bambini possono toccare il muro e vedere, sul muro vengono proiettate diverse cose, insomma si possono, erano ambienti direi al top, è stata aperta recentemente, ecco. Poi c'era l'aula musicale, c'era una biblioteca enorme. C'erano gli spazi esterni dove erano stati organizzati, che erano stati organizzati apposta, ad esempio c'era il campo di pallacanestro, piuttosto che la zona dove c'era una installazione di una scacchiera, installata apposta, e dove a turno potevamo chiedere di andare a utilizzarla, e
tenete presente che in quel edificio enorme c'era dalla materna alla superiore, perché la scuola europea è organizzata così: se tu la inizi dalla scuola materna puoi arrivare al baccalaureato. E la mia classe, cioè ogni classe, rimane tale fino alla fine, quindi si accompagnano in tutto questo percorso scolastico a partire dalla materna fino al baccalaureato. Ok, una cosa sola, Anna. Una cosa che io volevo dire, ho risposto a Paola, ma volevo proprio chiudere con una chicca particolare della scuola europea. Dimmi, Deborah. No, dicevo solo che Paola prima ha detto che sei impossessata del mio canale, no? Però Paola ha fatto... devo interrompere un attimo, perché cioè, non è che ha invitato solo te e Max a mia insaputa, ovviamente, no? Ma ha invitato anche un'altra persona che tu probabilmente conosci, Anna. Prima, quando dovevamo registrare, l'hai citata relativamente a un corso sulla pronuncia, no? E adesso questa persona è qua in regia che sta per entrare. Allora volevo fare l'effetto dramma e presentare. Grande. C'è solo un problema, diciamo, logistico, perché non so se riuscirà a parlare. Eventualmente lei muove le labbra e io parlo. Okay? E tu parli in inglese, certo. No, in inglese, ovvio, io parlo solo in inglese. Ah, giusto. Ecco, voi, Aurora. Ladies and gentlemen, Aurora Online Language Lesson. Aurora. Guys, my voice is really bad. Sorry. È molto sexy, però, Aurora. Dai, potremmo farci delle visualizzazioni con questa voce. Diranno a picco. No, infatti volevo venire oggi, però all'ultimo mi sono svegliata stamattina e non riesco proprio a parlare. Quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Quindi mi dispiace. Non ti preoccupare, anzi, grazie per essere qui con noi. Volevamo dire che venite in Liguria, perché guardate un po'. Anna, 4 su 5, cioè l'unico che... Grazie, da parte del mio assessore del turismo. No, venite in Liguria perché ci siamo noi. E poi facciamo il tour. Si creano connessioni, poi nord-sud ce la facciamo, dai. Ok, Anna, dici la tua chicca finale, perché stavamo parlando, Aurora, di scuole, no? Di strutture di scuole, e Anna stava raccontando la sua esperienza nella scuola europea a Parma, no? Perché dobbiamo cercare di capire quali sono e che cosa significano determinate parole che sono all'interno di questo progetto europeo, questo grosso finanziamento che sta arrivando alle scuole. Quindi abbiamo sottolineato, e Anna ci ha fatto capire che cosa vuol dire ambiente fluido, che cosa vuol dire diversi tipi di ambiente, e Anna adesso stava concludendo. Prego. Allora, l'ho lasciato per ultimo perché secondo me questo è un esempio eccezionale di ambiente fluido. Nelle scuole europee, per gli ultimi 3 anni della scuola primaria, ci sono le ore europee, che consistono in uno smembramento delle 3 classi, quella italiana, quella inglese e quella francese. Si formano altri gruppi misti, quindi vengono mischiate le classi, si formano 3 altri gruppi solo per le ore europee, dove le insegnanti di classe si ritrovano con una parte dei propri ragazzi e un terzo dei propri e 2/3 delle altre 2, quindi ci sono bambini della sezione inglese, della sezione francese, della sezione italiana, che collaborano a un progetto per, non per tutto l'anno, per un periodo particolare dell'anno, che possono essere 2-3 mesi, quanto è, e poi si cambia, quindi l'insegnante incontrerà tutti e 3 i gruppi. E forse erano 4 gruppi, perché uno di questi gruppi faceva educazione musicale nel frattempo e andavano a suonare uno strumento. Okay? È ancora aperta questa scuola a Parma, perché stavo valutando che devo chiedere un trasferimento, quasi quasi, di questa esperienza. È ancora aperta, no, è bellissimo. Beh. E quindi cosa succede? Che
essendo a Parma, essendo in Italia, anche i bambini della scuola, della sezione inglese e francese, che hanno come madre, che sono madrelingua inglese e madrelingua francese, ovviamente conoscono la lingua italiana comunque. Quindi la cosa interessantissima è che venivano usate tutte e tre le lingue per comunicare. Non solo quelle. Io avevo dei bambini, greci, che quando non gli veniva la parola, ma questo tutti quanti, mi dicevano la loro parola in greco, così, così maestra, mi dicevano così, e mi dicevano, e io, va bene, ok, allora cerchiamo di capire. Quindi c'era uno switching, quello che si dice nel multilinguismo, uno switching tra una lingua e l'altra, costante, quotidiano, non solo tra gli alunni, ma anche tra gli insegnanti. Tenete presente che noi programmavamo insieme italiano, inglese, francese, quindi la collega inglese scriveva la programmazione in inglese, io in italiano e l'altra in francese, però chiaramente ci dividavamo il compito. Quindi io, che avevo un francese di terza media in 3 anni, l'ho imparato perché mi piaceva da morire, quindi cominciavo a interagire con i bambini francesi e con la maestra francese in francese. Ridevano da morire, però tanto mi insegnavano. E mi ricorda Deborah questa cosa. Allora, ma non solo, cioè tutti. Questo è English shaming. Oh. Portoghesi. C'era proprio un mixing di lingue, un uso costante di tutte le lingue in tutti i momenti, ma soprattutto in questo, nelle scuole europee. Noi abbiamo fatto, io ho letto alcuni brani di Marco Vallo. E poi abbiamo realizzato gli ambienti tridimensionali, alcuni di questi ambienti, in questi 2 mesi. Quindi è un progetto... Era l'anno 2015, ok? No, questo mi fa riflettere, ancora ieri, in una situazione analoga, diciamo così, si parlava dei benefici per studenti e benefici per gli insegnanti. L'esperienza appena raccontata da Anna parla sicuramente di straordinari benefici per gli studenti, ma altrettanto straordinari benefici per gli insegnanti, che si trovano a programmare in maniera così, come dire, pluriforme, diciamo così, e abituano anche a queste visioni che non sono così monolitiche. C'è la mia materia e poi ci sono altre, e c'è altra gente che gravita intorno. Perché poi noi sappiamo i collegamenti pluridisciplinari delle nostre materie sono, sì, c'è l'inglese, ma poi c'è anche uno che ha fatto francese, che ha parlato della stessa cosa, ma anche, e invece evidentemente... No, le lingue non sono materie, le lingue sono usate come strumento di comunicazione costante. Se a ricreazione... Io, cioè, dovevo capire un bambino che piangeva e mi parlava in francese, non capivo, dovevo capire che cosa avesse per aiutarlo. Certo. Certo. Erano usate in continuazione tra adulti e bambini e tra bambini, perché la lingua non è una materia. La lingua è un mezzo per comunicare. Ovvio. È essenziale questo. È un passaggio di mentalità importante. E l'ultima cosa nel curriculum della scuola europea, ma di tutte le scuole europee, se voi andate a vedere, ci sono su internet questi curricoli, non c'era storia, non c'era scienza, non c'era geografia, c'era scoperta del mondo. Scoperta del mondo. Voglio quindi andare a Parma! Compreso. E avevamo fatto dei progetti che comprendevano storia, geografia e scienze insieme. No, vi dico una cosa, io lo faccio lo stesso, anche se non c'è scritto, io lo faccio lo stesso alla primaria. Quindi... Ma perché tu sei Deborah Ruocco. Esatto, diciamolo ogni tanto. Sì, bene, a me piace tantissimo lavorare per progetti, questo sì. Sicuramente, perché poi lavorando per progetti, io insegno inglese, Max insegna anche lui inglese, in questo modo diventa proprio un veicolo, no? La lingua diventa il mezzo per poi esprimere un qualche cosa, poi
I contenuti possono variare, non è necessario parlare solo di grammatica, di letteratura, ma no? Povere creature. Ma qui interviene anche la nostra Aurora. Bisogna anche viaggiare, secondo me, con i ragazzi delle superiori, cioè dovete anche portarli un po' in giro per parlare meglio la lingua, no? Io no? Mi sto impegnando abbastanza. Lo so. Lì si entra nel campo della sopravvivenza personale, ma... È un altro discorso, hai ragione. Allora, Aurora, te la senti di parlare? Anna, hai concluso? E poi, vabbè, sì, puoi interferire sempre. Grazie, perché veramente ci hai fatto capire delle parole chiave, no? Come abbiamo detto precedentemente. Ce la fai, Aurora, a parlare un pochino? Proviamo, ditemi voi cosa dire, ve lo dico. Allora, invece, Aurora, oltre ad avere questa online language lessons, dove Anna si è iscritta. Sì, Anna anche fa parte appunto della classe. Grande Anna, vivo. Sì, Vivien è entusiasta di questo. Mi manda sempre le foto mentre fai i compiti. Perché qui non possiamo rivelare, ma ci sono tutte delle connessioni sotto che di conoscenza. No, Marilene, qua puoi dire quello che vuoi, Paola, è il tuo canale, vai. È il mio canale, va bene. Io lavoravo con Anna, poi abbiamo visto Aurora che faceva questi video bellissimi su Instagram, su Facebook, veramente con una grande capacità comunicativa. E nel momento in cui Paola faceva da prof a me per il concorso ordinario, ha detto chiamiamo Aurora, io ma no! Poi abbiamo chiamato Aurora. Ho scoperto che Aurora era compagna di classe della figlia di Anna, giusto? Eravamo vicine di casa, in realtà. Però sono entrambe. Io avevo comprato un mobile dai genitori di Aurora, un mobile etnico dai genitori di Aurora. E siamo parenti. Esatto, siamo parenti. A Taraluce vino è finita. Vabbè. Allora, quindi dicevo che oltre ad avere questa scuola online language lessons, e qui vi invitiamo assolutamente a seguire, perché sono contenuti che difficilmente trovate dalle altre parti, perché Aurora ha proprio un occhio particolare per la pronuncia, per questo aspetto della lingua, per tue storie personali e di vita. Però Aurora insegna anche, no? In una scuola superiore, in high school. Posso dire una cosa prima? I video di Aurora, io per prima me li vedo tutti. Io perché anche. Perché mi, mi imparo sempre, ma nello stesso tempo, prima parlavamo della lingua come strumento comunicativo, lei insegna inglese ma non insegna inglese, lei comunica in inglese e ci aiuta a comunicare in inglese, è un po' diversa la cosa. Assolutamente. Okay? Quindi non solo tu insegni a persone che non lo sanno, ma insegni anche a persone che pensano di saperlo. Assolutamente. Assolutamente, no, io ti dico ogni mattina mi guardo il video di Aurora e poi dico ah ok, bene, ho imparato questo e adesso lo insegno. Dei video che possono aiutare anche italiani all'estero come me che si sono trovati in situazioni insomma che hanno avuto bisogno di vocabolario che non si impara a scuola e quindi come esprimere certi come comunicare l'inglese di tutti i giorni proprio da italiano all'estero. Questo è il focus, oltre a questa passione enorme che ho per la pronuncia, la fonetica e tutta la ricerca di linguistica comparativa che sto facendo tra l'italiano e l'inglese per creare questo nuovo metodo. Comunque sì, lavoro in una scuola privata al momento, fisica, una prep school in realtà a Londra, una prep school molto molto rinomata a Londra, di cui non voglio neanche dire il nome perché è molto 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 rinomata, va bene. Al poi momento... metterò delle icone adesso, no? Poi quando metto delle icone così si capisce. Adesso al momento insegno latino proprio ai 10-11 anni. Ho introdotto spagnolo nella scuola qualche anno fa e poi, come sapete, sono andata qualche anno fa in Qatar a insegnare in una British school. Insegnavo fino a year 13, quindi insegnavo fino ai 18 anni. E insegnavo spagnolo seguendo l'International Baccalaureate. Ci sono diversi programmi di studio. L'International Baccalaureate è quello che assomiglia un po' di più, diciamo,
a grandi linee a quello che facciamo in Italia, nel senso della visione olistica, diciamo, delle materie. Mentre per esempio i programmi che seguiamo nella prep school ovviamente sono un po' più tradizionali. Niente, cosa vole... adesso c'è un nuovo approccio che ci stanno imponendo a scuola che è l'inquire based learning, ovvero adesso non so se l'avete già messo. Ce l'abbiamo, quello lì, lo conosciamo. Buono. L'apprendimento attraverso la scoperta. Quindi io non sono davanti a voi che vi dico quali sono le regole, voi le applicate, voi le regole le dovete scoprire in pratica. La cosa interessante è che proprio una settimana fa io e tutte le altre insegnanti di latino delle altre, una catena di scuole private, ci siamo incontrate con tutti gli altri classics teachers per cercare di capire come rendere il latino inquire based, perché non solo stiamo parlando di una lingua, quindi è veramente difficile insegnare una lingua in maniera... Giustamente, perché non tu insegni latino, giusto? Questa scuola qua al momento insegno latino, sono molto part time proprio perché ho il mio business da gestire, sì, tutti i social, quindi mm-hmm, sono rimasta lì e ho accostato lo spagnolo al momento, faccio solo mm-hmm. L'approccio del latino è sempre stato diverso rispetto a come ce l'abbiamo in Italia, ovvero molto come lingua viva, ok? Ma recentemente c'è questa storia dell'inquiry based e ci siamo incontrati per cercare di capire come renderlo, perché non solo rendere una lingua, l'insegnamento di una lingua inquiry based è veramente difficile, non è come scienze. Ah, abbiamo questa domanda, incominciamo come how do you make fire, per esempio, e poi facciamo l'esperimento e poi analizziamo i dati e a fine lezione scopriamo come si fa il fuoco e riusciamo a rispondere alla domanda. Dobbiamo iniziare ogni lezione con una domanda, però dovevo insegnare l'imperfetto, ok, in latino, cioè in maniera, scusate che non era, in maniera, quindi ho iniziato con la domanda: what does a tense tell us about an action? Ok, e quindi questi hanno 10 anni, no? E sono inglesi per la maggior parte, però essendo una scuola privata le gente sono expat più che altro, anche americani, insomma vengono un po' da tutto il mondo, e per loro insomma la grammatica non la studiano come la studiamo noi in Italia. Quindi partendo dall'idea di che cos'è un tempo verbale e che cosa come cambia un tempo verbale, come può cambiare un verbo, siamo partiti dall'inglese, ovvero confrontate I was walking rispetto a I was walking and I met my friend. Confrontatelo a I walked to school and I met my friend. What's the difference? Non ci pensano mai loro a queste differenze di tempi verbali come noi quando impariamo una lingua straniera. Loro ci stavano pensando nella loro lingua madre. Ok, qual è la differenza? Ah, ok. Una è un'azione compiuta, l'altra invece è ongoing. Allora gli ho detto a loro, se voi fosse the queen or the king of grammar, what name would you give to these two tenses to show this difference? E allora loro mi hanno detto, allora, il tempo perfetto, simple past, mi hanno detto, ok, I'm going to call that past finished. Io, amen. E l'altro, I'm going to call it, mi hanno detto, ma cos'è che mi hanno detto? Past, non so se mi hanno detto unfinished o continuous, addirittura che è effettivamente il nome del tempo verbale. Del tempo verbale. Allora ho detto, fantastico. Allora vi dico, in latino si chiamano imperfect and perfect. But I'm not telling you which one is perfect and which one is imperfect. Which one do you think is perfect and imperfect and why? E loro hanno capito, oh, perfect, I think it's the completed action because if it's perfect, you can't change it. Well, imperfect is something that is not finished. And ci sono arrivati loro. Allora, questa è una lezione di cui sono anche stata osservata proprio giovedì. E ho fatto quello hai perso la voce, giusto? Perché diciamolo, un po' di stress ce l'avete a Londra, un pochino di più che a Roma. Sono venuta a venire a Bruxelles da Londra subito dopo la lezione. E ci sono arrivati loro a dare il nome al tempo verbale, cioè questo tipo di approccio per me è nuovissimo, interessantissimo, ma è stata una figata perché
Uno pensa quando fa il planning delle sue lezioni, sì, ma non ci arrivano, ma è troppo difficile, e invece non è stato così. Allora ho detto, guardate, perfectus in Latin means completed, and that's why we say perfect in English. Quindi si possono anche fare un sacco di cross-curricular links. Vabbè, comunque c'è questo push enorme dalla nostra scuola per usare l'inquiry-based learning. Siamo fortunatissimi, è una scuola privata, hanno un sacco di soldi e tutti gli studenti hanno un iPad. Quindi ovviamente anche quando si tratta di trovare, fare ricerca, cercare informazioni, non è come, insomma, diciamo, molte scuole che non hanno la fortuna, diciamo, di Aurora, se ce la fai ancora a parlare, sempre in questo PNRR si parla anche appunto della figura dell'insegnante, che deve essere un insegnante diverso, no? E tu hai detto un'altra parola chiave, sono stata osservata, perché si chiede appunto anche questo tipo di figura di evoluzione, no? nella scuola italiana. Cioè in Inghilterra, nel Regno Unito, gli insegnanti vengono sempre osservati. Cosa vuol dire? Ci fai un esempio pratico? Allora, non è che una persona a caso della scuola prende e si siede nella tua lezione e certo. Buona. Ok, nel senso, sì, abbiamo qualcosa che si chiama com'è che la chiamano? Learning walk, ok? Learning walk. Learning walk, quindi camminata di apprendimento, che è degli insegnanti. Chiunque deve andare in giro in qualsiasi classe, non deve dirglielo prima, e sedersi e guardare la lezione, così per esperienza enrichment, ok? Immagino un attimo, scusa, ho avuto un flash della scuola. Questa è una cosa separata dall'osservazione. Poi devono avere proprio, scrivere tutta la riflessione di quello che hanno visto su un sistema che abbiamo nella scuola. Dicono, ho fatto questa learning walk. Cioè, è un po' tick the box, nel senso che dobbiamo fare le learning walk anche quando non abbiamo voglia, per dire. Però poi scrivo, ho visto questo, questa cosa è interessantissima, questa cosa la ruberei, bla bla bla. Però non dai giudizi. Esatto, perché questo mi ricordo quando ho visitato qualche scuola, cioè sono, non è che uno va e dà un giudizio personale in base, ma questa è guidata, è guidata. L'osservazione formale è invece, le fanno un pallone così. Loro hanno, allora, tutto il sistema è basato su una cosa che si chiama teaching standards, li potete googolare, sono 8 standard fondamentali. Okay? Che tutti gli insegnanti ai quali devono adempiere per essere dei buoni insegnanti, ovviamente a livelli diversi. Per esempio, teaching standard number one è create a safe and stimulating learning environment for your children. Quando uno, un esempio, quando una persona ti osserva, un altro insegnante o qualcuno sopra di te, diciamo di livello, ti osserva, dice, teaching standard number one, create a safe and stimulating learning environment. Che evidenza ho io in questa lezione, in questa aula, per dire che questo insegnante ha raggiunto questo standard? E lo fa su 60 standard, capito? Quindi loro vanno a vedere delle cose specifiche. Non è che si siedono in classe e dicono, ma mi sono divertita questa lezione? Non mi sono divertita? Sì, è stata una bella lezione, sì, è stata divertente, sì, lei è simpatica. No, vanno a vedere delle cose precise. Apri i quaderni degli studenti. Can you see an improvement in their work? Is their work marked? Do the students respond to the feedback? Quindi, quando noi correggiamo gli studenti con un colore diverso, devono rispondere alle nostre correzioni. Non è che ha corretto, non me lo leggo neanche, che se ne frega. E questi, quando vengono in casa a controllare, aprono i quaderni e vedono, hai corretto? Hanno risposto alle correzioni. Come hanno risposto? Che tipo di feedback hai dato? Gli hai semplicemente detto, questo è sbagliato? O gli hai scritto una domanda per indurlo a pensare? Allora, questo tipo di sistema mette una pressione indescrivibile sugli insegnanti. Su tutti i punti di vista, ok? Sì. Perché tu puoi essere un insegnante super carismatico, io posso dire di essere super carismatica, ok? Anche in classe, cioè per me il mio palcoscenico non va bene, cioè sono gli studenti che devono fare il lavoro, non tu perché sei un po' egocentrico che ti devi mettere davanti e fai il tuo show. Cioè loro a vedere una classe, una lezione con io che ve la racconto in maniera simpaticissima come se fossi a Zelig,
mi dicono questa lezione è failing. Mentre in Italia una lezione del genere, uno dice, ah, che simpatico questo professore, sarebbe bellissimo avercelo. Non basta. Quella prova fondamentale è gli studenti sono coinvolti, ma più di tutti, are they progressing? Did they walk into that classroom not knowing something and walked out showing progress? Did they walk out knowing something new? Questa è la prova. Ok, questa è la prova. Forse mi devo mettere a fare un po' di training per gli insegnanti, sarebbe figo. Questo sì, sarebbe molto interessante. Beh, sai che cos'è che mi hai dato? Perché effettivamente noi diamo un feedback, no? Cioè, ma quello che tu hai detto è spettacolare. Cioè, dai il feedback, cioè segni. E ragazzi, qua mi fai una mattina alla sera con tanti anni che... Eh beh, certo, vabbè, ma si impara, no? Perché voglio dire, nonostante gli anni di età, d'età... Sì, io quello, magari ho fatto quello che di segnare l'errore e dire cerca, trova tu la risposta a questa, no? Però effettivamente quello è bellissimo quello che hai detto, cioè dare un feedback e dove scrivi una domanda e lo fai pensare, cioè a che cosa serve se non il feedback, no? E lo fai pensare. Ma può essere una roba semplicissima, Paola, sì, come certo. Alla fine di quella lezione, ok, scrivi qui sotto 3 parole nuove che hai imparato in questa lezione. Ovviamente parliamo, dipende dal livello che a cui stiamo studiando, okay? Okay. Oppure, per esempio, questo fanno un tempo verbale sbagliato e mi dici, questo tempo verbale è sbagliato, l'azione è conclusa. Secondo te, perché è sbagliato? Secondo te, quale tempo verbale potrebbe andare? Questo lo facciamo. Io almeno lo fa. Posso dire una cosa? Stiamo facendo tutti un esame. Però lo faccio in modo... cioè orale, non il fatto che tu devi averlo anche scritto. Purtroppo sì, perché c'è questa cosa dell'evidenza continua, certo. Che non entrano ogni momento. E poi tra l'altro un'altra cosa che fanno che mi fa proprio sprofondare, vanno dallo studente, si siedono di fianco e dico, so, what are you learning about today? Cioè in questa lezione. E se lo studente non sa rispondere a quella domanda in quel momento lì vuol dire che tu come insegnante non hai reso chiaro l'obiettivo della lezione, cioè lo studente lì che è un po' svampito oppure cioè, guardano sì, ci sono diverse variabili su questo, ecco. Certo, sicuramente. Vorrei intromettermi. Certo. Allora, due cose. L'ultima cosa che hai detto è dove dici che lo studente deve conoscere l'obiettivo della lezione. Io nelle scuole inglesi ho lavorato sia come insegnante che come teaching assistant, quindi ho visto due modalità diverse, le ho vissute da due punti di vista diversi. E, la cosa interessante è che nella scuola primaria l'insegnante entra e dice oggi noi faremo questo, dobbiamo raggiungere questo. Questo all'inizio della lezione spiega, dice, però adesso quello che io programmo. Based learning, hanno cambiato tutto, nel senso esatto. Un prompt, okay. What do you think we're going to learn about today? Bene, va un bene anche questo. Molto più stile yoga. Ma la cosa interessante è che alla fine tu devi lasciare 10 minuti, un quarto d'ora per loro e dire, allora, che cosa abbiamo imparato oggi? Esatto. Cosa ti è piaciuto? Cosa cambieresti? E questo anche nella scuola primaria. Sì, quindi sì. I 10 minuti prima e gli ultimi 10 minuti sono un confronto fra insegnante e alunni. Quindi l'alunno diventa partecipe della lezione in toto. Sì, ho proprio una riflessione personale dello studente. Oh, esatto. In lezione dice, ok, adesso in questi 10 minuti scrivimi 10 parole nuove che hai imparato, 10 espressioni nuove che hai imparato, 10 3 concetti nuovi che hai imparato oggi. Ok? Un altro concetto... che è fortissimo nella scuola inglese, che adesso sicuramente le sue cose stanno cambiando. Io vi sto parlando del mio liceo classico, del pre-2011, dove l'insegnante se sedeva vi raccontava Dante per 2 ore, tu non avevi interazione, cioè se riuscivi a stare concentrato eri un dio. Cioè ho avuto degli insegnanti bravissimi, ma purtroppo manca proprio
il training, l'imparare a fare queste cose. Rido perché c'è Max che sta, dopo diamo la parola a Max, anch'io sono curiosa di sapere cosa pensa. Esatto. No, è il concetto di differenziazione, ovvero gli insegnanti sanno esattamente dove stanno, a che livello sono i loro studenti, quali hanno degli special needs, per esempio, e come, quali special needs hanno e come fare, quali metodologie, quali tecniche utilizzare all'interno della lezione per soddisfare i loro bisogni. Per esempio, una roba stupidissima, c'è un bambino dislessico, fortemente dislessico nella tua lezione, usa schermo giallo con testo blu. Oppure prepara un handout per quel bambino, così non deve scrivere la lista, lui gliela dai. È molto lavoro in più da parte dell'insegnante, perché tu per quel bambino, quei due bambini, quei tre bambini, devi creare delle risorse in più, ok? Ma spesso anche gli obiettivi della lezione sono differenziati. Per esempio dicono, oggi impariamo l'imperfetto, ok? Allora, gli obiettivi sono everybody is going to be able to recognize the imperfect. Some of you will be able to form the imperfect. Most of you, and then some of you will be able to create sentences using imperfect. Quindi avendo l'obiettivo della lezione già differenziato, si vedrà che quando uno guarda il progresso degli studenti, beh, tutti sanno fare questo. La maggior parte sa fare questo e alcuni, i più forti, sanno fare quello. Quindi tutti hanno raggiunto il loro obiettivo in base alle loro abilità. Noi preparavamo nella scuola inglese, preparavamo tre diverse pile di materiale tutti i giorni. Mm-mm. Quindi tutti devono prendere questo foglio. La maggior parte deve prendere anche questo e alcuni, se hanno finito, possono prendere solo questo. Extension la chiamo. Scusa Max, raccontaci. No, io ho poco da raccontare, o potrei averne molto, dipende da se vogliamo dare la durata di guerra e pace a questa live o meno, insomma. No, semplicemente che sono ovviamente approcci che ci fanno pensare e dei quali riconosciamo certamente le potenzialità straordinarie e la validità, ma passa tutto, a mio modestissimo parere, da quello che dicevi Aurora, cioè è un teacher training fatto con grande coscienza e con grande capillarità. Ci sono, come dire, esperienze frastagliate, quantomeno frastagliate nella scuola italiana, è perché non c'è stata una uniformità di intento formativo. Non sono gli insegnanti, o la qualità degli insegnanti, o la conoscenza. Il problema è complesso nella parola, nel significato più ampio della parola complesso, insomma. Quindi... E ovviamente dei quali non immagino neanche la soluzione, quindi figuriamoci se posso proporne una. Un'altra riflessione. Ho preso appunti però, Max, voglio dire. Cioè... Ho preso appunti, per la prossima volta avrete il compito. No, la soluzione vogliamo, non il compito, la soluzione. Sì. Okay. Il giorno in cui sarò ministro saprete tutto. Esatto. Ti aspettiamo. No. Porteremo insomma, le borse. Ovviamente continuo a dire, la prima cosa che mi viene da dire è proprio una rimodulazione del tempo scuola, eliminando tutte, come dire, i legacci che impiccano gli insegnanti, ma non per dare loro delle scusanti. Io sono, insomma, molto spesso i miei colleghi mi accusano di essere un po' troppo duro con gli insegnanti, con i miei colleghi io lo sono. E lo rivendico e lo sottolineo. Ma capisco che se devo, come devo, fare lezione al mio meglio, e dico al mio meglio così lascio ampi spazi di manovra, ma devo anche produrre tutta una serie di documentazioni, il 99% della quale verrà chiaramente non letta da nessuno, ma devo anche dare altri tipi di... Anche in Inghilterra. No, lo immagino. Fare tutte queste cose in più che poi dobbiamo anche dimostrare che le facciamo.
la burocrazia, il paperwork è infinito in Inghilterra, questo è un grandissimo problema che toglie. Certo, certo. E quindi capisco che eliminando alcuni lacci che sono obiettivamente poco utili, quantomeno, insomma, in maniera evidentemente non utile, ma bisogna farli perché bisogna farli. E allora, eliminando tutti quei passaggi, secondo me già potremmo sveltire e rendere più autonomi gli insegnanti nel proprio percorso personale. Un'altra cosa che volevo sottolineare è, riprendevo proprio le ultimissime cose di Aurora, cioè l'attenzione ai vari special needs. Da quel punto di vista, e lo dico anche da ex, tra virgolette, ex insegnante di cosiddetto di sostegno, specializzato sul sostegno, insomma, fortunatamente da quel punto di vista mi sento di poter dire che l'Italia è abbastanza avanti. Sì, ma ho ricevuto molti commenti su questa cosa qua dicendomi che... Sono convinto che l'Italia sia decisamente avanti coi lavori. Sì, sì, probabilmente, rispetto all'Europa e confrontandoci, sì. Assolutamente, Anna, poi volendo... posso dire che, no? Che è abbastanza faro da questo punto di vista. Assolutamente. Il passaggio adesso che è sfidante è... eliminare gli insegnanti di sostegno. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando non ce ne sarà più bisogno, perché sarà patrimonio comune, quell'attenzione e proprio quegli strumenti, cioè avere una delle programmazioni diverse, delle attenzioni diverse, piuttosto che gli schermi gialli con il font blu, o un banalissimo utilizzare un font senza grazie, per dirne una. Bene, quando sarà patrimonio comune, allora vorrà dire che... mission accomplished, proprio davvero, quindi allora, ce l'avremo fatta. Sì, però una compresenza è fondamentale, sì. Max. Oggi sì, non è fondamentale, è proprio imprescindibile oggi, ma nel migliore dei mondi possibili, in cui le classi si ridisegnino come, non fisicamente ovviamente, proprio numericamente, ma anche a livello di contenuti e così via, io mi sento, a meno di casi particolarmente complessi, di poter dire di riuscire a gestire un ragazzo con special needs durante le mie lezioni, anche da cosiddetto curricolare. Ma su questo diciamo che two is better than one. Certo. Yes. Dipende la traduzione. Anche nella normalità, no? Two is better than one. Ma certo. Comunque dipende da come imposti il lavoro, esatto. Da come le due persone impostano il lavoro. C'è una collaborazione pari alla pari tra insegnante di sostegno e insegnante di classe, allora non si parla più di sostenere quell'alunno, ma sono ambedue insegnanti di classe che integrano l'alunno. L'alunno non deve sapere che l'insegnante di sostegno è lì per lui. L'insegnante di sostegno è lì per la classe e lavora con la collega. E hai allora, colpito nel segno. Qua quello che dite d'ora in avanti, perché comunque il canale si chiama col mio nome, non vorrei andare in prigione. Dovresti cambiare il nome. Senti, siccome so che Aurora deve andare, giusto? Aurora deve andare, Anna impegnata, eccetera, eccetera. Posso fare un'ultima domanda ad Anna, ad Aurora, scusami, perché non fa molto testo, perché la tua è una scuola privata. Dove insegni tu, una scuola privata, ma ci potresti spiegare, perché abbiamo parlato anche di spazi, no? Io quando ho visitato quelle scuole, ho visitato due scuole a Londra e sono rimasta abbastanza colpita. Erano su due diversi livelli, una era e un'altra era nell'out. Posso chiederti dove erano, in che zone erano? Una era proprio a Westminster, era una scuola femminile a Westminster proprio. Era pubblica? Era pubblica. Ok, e l'altra era? E l'altra era, non mi ricordo perché erano parecchi anni fa, era nel, se non sbaglio, sul nord-west of London. Ok, e che cosa vuoi sapere sugli spazi? Diciamo il sogno, no, di ogni insegnante è quello di avere la propria aula. Sì, allora il concetto è proprio che l'insegnante ha la sua aula
che lo tratta un po' come il suo ufficio, e sono gli studenti che a fine lezione escono e vanno in giro per la scuola e vanno in diverse classi. Questo per diversi motivi funziona così, perché come ho spiegato nel mio video sul sistema scolastico inglese, non tutti gli studenti seguono lo stesso timetable, perché le materie sono opzionali, quindi alcuni andranno a fare una materia che hanno scelto rispetto a un'altra. Secondo, ogni materia divide poi gli studenti in abilities, quindi che saranno molti mi hanno chiesto, ma sono tutti insieme? No. Cioè ogni set è una classe, quelli top set sono tutti insieme in una classe e andranno con un insegnante a fare storia a livello alto. Questo, questo ad esempio secondo me, mi permetto di, essendo fuori, questo invece è un pregio della scuola italiana, no? Questa è una cosa che anche mi hanno detto in molti, dicendo separarli in base all'abilità non è una cosa positiva. Allora, nel senso, loro si possono spostare di set, nel senso, se l'insegnante vede che sta andando molto bene, sta mettendo molto impegno, si può alzare, se invece è in un set alto, perché come abilità è molto bravo, ma non si sta impegnando, per non rallentare la classe, lo posso spostare in un set più basso. Nel senso, la cosa negativa di questo è che tu ti giri nella tua classe e vedendo tutti che sono uguali a te, non ti senti magari motivato a fare di più. Però coloro che invece sono nei set più alti invece vedono che tutti lavorano tanto e si vuole mettere più impegno. Però ragazzi, scusate, ve lo dico, ma in Italia è uguale, nel senso che la scrematura la si fa alla fine della terza media, quando si sceglie il tipo di scuola in cui si va. Se tu vai in un liceo rispetto a un professionale, l'abilità, però questa cosa crea un po' crea quella competizione. Io ricordo, avevo avuto delle studentesse che poi sono andata a fare una scuola internazionale tipo a Bali, anch'io ci vorrei andare, ma non si può, però vabbè. E questa cosa, questa pressione, questa bambina era alla primaria, la madre poi mi ha descritto quello che succedeva e io l'ho vissuta dal di fuori come una pressione anche sullo studente, perché questa ragazza non era così brillante, d'accordo? Quindi il discorso è, non è pertanto per quelli magari bravi, ok? Fatemi usare questo aggettivo banale, ma per quelli che magari invece sono nei set più bassi, stare insieme a dei ragazzi più brillanti permette a questi ragazzi di migliorare. Sì, sì. Questo è garantito, no? Quindi invece diversificare così, quindi è come fare, no, le vecchie classi omogenee piuttosto che eterogenee, non permette questo scambio, questa integrazione. È anche vero che dipende dall'insegnante, nel senso, se penso ai miei anni di primaria, c'erano le tre più brave della classe che erano sempre menzionate, e poi c'erano quelli che insomma erano un po' a linea mezzo, e quelli dimenticati da Dio perché non erano bravi, e quindi chi se ne frega, l'importante è che non diano fastidio alla lezione. Allora in quel contesto lì è anche difficile per un insegnante gestire 30 studenti di abilità completamente diverse, assicurarsi che i bisogni di ognuno, certo, giusto, perché quanti alunni hai tu, Aurora? Adesso in una classe ne ho 22. No, va bene, perché so che ci sono anche delle classi che sono molto molto numerose. Sì, no, molto numerose, qui 30, però quando vai verso le classi dei GCSEs, che sono materie opzionali, a 16 anni, allora hai intorno agli 8-10 studenti, quindi piccoli. Mm-hmm. Nella primaria in Inghilterra sono sui 30, mm-hmm. Sono tanti certo. Quando sono misti. Comunque la primaria non li dividono in set, che io sappia. Ok. A volte sì, se ci sono due classi parallele all'interno dello stesso istituto, sì, possono fare lower and higher level. Mm-hmm. Sì. Ok, ragazzi, abbiamo fatto un'ora che siamo qui a parlare e vabbè, poi vabbè, chiaramente si sa, io ho visto delle aule di falegnameria con seghe circolari, con l'aula del teatro, ho visto l'aula di sartoria con macchine da cucire, ho visto quelle di cucina con i cucinotti, con due persone che devono fare. Sì, quelle ci sono. Noi avevamo un'aula di arte fantastica, quella mi sono dimenticata di dirvela, la scuola per l'Europa,
dove appunto potevamo trasferirci in quest'aula e, non, e potevamo usare tutto il materiale di arte, non so se mi spiego, anziché portartelo nella tua aula, pulire, rimettere a posto, eccetera. Sì, sì, quello lì è un sogno, ecco, ma è un sogno. Anche le aule di lingue sono bellissime perché puoi mettere un sacco di poster, di display, bandierine, mappe, prompt linguistici sui muri, cioè sono bellissime. Quello lì sicuramente è il sogno. Ma giustamente Max, siccome non possiamo spoilerare, chiede, ma i bidelli ci sono, sì? In che senso? La figura, cioè, la figura del collaboratore scolastico. Esatto. Ma in realtà no. Nel senso, ci sono, nel senso che puliscono a fine, cioè è una cleaning company, che voglio dire, dopo scuola viene e pulisce. Mm-hmm. E poi una ci cleaning company. Studenti, come ci può essere il segretario, sì. Il segretario, se c'è, cioè il receptionist, eccetera, eccetera. Ma non sono bidelli che puliscono e fanno anche la segreteria e fanno anche l'accoglienza, cioè. Hanno diversi... Beh, ma ci sarà alla primaria un collaboratore tipo che fa assistenza ai corridoi, per esempio? No. Ah, no? Ma visto. No. Ok, vedi, no. Vedi, hai fatto una domanda particolare, ci avevo pensato io a questo aspetto. Voi mi sottovalutate, ma... È stata suggerita da Max, è stata suggerita da Max, ma io e lui abbiamo un progetto, va bene. Ok, direi che sono state... Max, cosa dici? Qualche altra domanda o sono state soddisfatte tutte le nostre... Le domande potrebbero essere davvero tantissime, sì. Ma facciamo così, utilizziamo questa occasione come teaser e poi... E poi andiamo a vedere, dobbiamo andare per... anche perché c'è una grave carenza in questo sistema, l'avete appena detto, mancano i bidelli e allora noi che stiamo a fare qui, partiamo, lancia in resta. Anzi, senti, no, l'ultima, in resta. L'ultima cosa, allora facciamo Anna, no, Aurora Online Language Lessons, iscrivetevi al suo canale, metto il link in descrizione. Brava. Per chi non lo conoscesse, Anna Cardelli Lynch. Aspetta che adesso te lo metto. Sì. Che non potevo, avessi saputo. Vabbè, non ma ce l'ho, ce l'ho. Lucas Library. Eccolo lì, Lucas Library. Con sua figlia Vivian fanno delle chicche veramente sul bilinguismo che sono spettacolari. Stamattina vedevo un video di tua figlia che ha fatto un come insegnare le irregular verbs, irregular words. L'ho visto anch'io. È carinissimo, carinissimo. Niente. Anna, io e te siamo due boomer. Paola, la vecchia scuola, eh? È solo invidia. Va bene, grazie Deborah per... Fai pure come se fosse a casa tua proprio, davvero. Mi dispiace, chiedo scusa agli ospiti per l'orario e la giornata, ma va bene. Paola è così, quando parte bisogna secondarla, perché a lei vengono le idee, no? E noi la secondiamo volentieri. Vi ringrazio ancora per appunto il tempo che avete dedicato a questa cosa. Sicuramente... Io vi penserò tutto il weekend e lunedì arriverò a scuola così, poveri miei alunni, veramente. I colleghi, soprattutto i colleghi. Ok, ciao a tutti. Grazie a voi, grazie a voi per averci ospitato. Alla prossima. Bye. Bye.